Chi è Alfredo? Alfredo era un uomo come tutti noi, né più né meno. Un uomo con le sue paure, le sue debolezze. Era anche un uomo ricco, Alfredo. Non si deve aver paura della ricchezza quando è frutto del proprio lavoro. Mio. Togli la suoneria. Non lo do. Secondo me è lì dentro. Scusatemi tutti, signora vedova, non è che si può riaprire un attimo la bara giusto il tempo di recuperare il cellulare? Poi la richiudiamo tutto come prima, non si preoccupi. Non è un capriccio, è una telefonata importante. Oddio, nessuno l'aiuta. Vai, prendi questa corda. Come vabbè, magari passo dopo. Arriva con la bara. Chiesto un piccolo piacere. Certo, perché venire a fare la comparsa e funerale è un piccolo piacere. Io ci campo con queste cose, Andrea, lo sai. E poi me l'hai chiesto tu. Che cosa? Portami con te, ne devo conoscere gente, devo socializzare. Ma con chi socializzi? Con un morto? È una possibilità. È una telefonata importante, va bene? Lunedì c'è un appuntamento, eh? Una. Non mi chiedere niente, non mi dire niente perché non te lo dico. Porta male. Ripeti quello che hai detto, c'è il coraggio? Gli accordi erano questi. L'uomo doveva arrivare a Torre del Greco entro la domenica. Io non... Pronto? L'hanno messo giù. E mo' come faccio? Devo trovare una soluzione. Sono la merda. Non ripeto, tutto quello. Sento, vengo la macchina, fammi guidare che devo sciogliere. No, adesso è pericolosissimo. Tu piuttosto, ma non finiva sti pagliacciati che tiene 40 anni. L'attore, Hollywood. Ti volevo informare che lunedì mattina c'ho l'ultimo provino, praticamente una formalità. Bravo. Se mi prendono sbottato. Ma quante volte ho sentito questa storia? Dimmi, quante volte? Mi sembra tua sorella. Domenica mattina lo so. E vieni. No, e vieni. No, e vieni. Ho detto di. In sintesi, il portafoglio che vi abbiamo consigliato ha portato a tutti i risultati sperati. Abbiamo detto tutto. Non ci resta che firmare. Prego. Sì, grazie, signorina. Riceverete una comunicazione di conferma, come al solito. Grazie. Grazie. Scusate, credo che sia una cosa piuttosto urgente. No, prego, faccia pure. È stato fatto proprio un bel lavoro. Non pronto? Finanziario. Andrea, sono con due clienti. Cosa? Ero con Andrea quando è successo l'incidente. Dov'è? Allora, come stai? Bene, sto bene. Dimmi la verità, al telefono parlavi di coma, amputazioni. Non sto bene, Penelope, veramente, tutto a posto. Cioè, fammi capire, io sono scappata da una riunione di lavoro, ho perso due dei miei migliori clienti, vengo qui e tu stai bene. Se ti fa piacere mi spezzo un braccio, guarda qui. Guarda, fammi anche scherzetto, così non ti parlo più. Io non c'entro niente. Tu stai zitto. Allora, io penso che mia sorella è dei migliori amici. È tutta colpa sua. Guarda, vedi, insiste, guarda. Silenzio. Andrea, sta bene, io resto scompaio, come il babbo di me. Fermi tutti, qua non se ne va nessuno. Chi di voi guidava il cesso svedese? Lui, sì, mi dispiace, la precedenza non la seconda. Precedenza? E che problema è la precedenza? Perché siamo in un paese che rispetta le regole. No. Bravi, io me ne vado e vi saluto. Ciao. Attacca di lì. C'è sta spazio, mezzo metro, fammi respirare. Sto parlando, abbi pace, non mi prendi, stai tranquillo. Allora, questo scherzetto ti costa 5.000 euro. Cosa? Qui, sto parlando con te, guardami. I tuoi soldi non mi servono, non li voglio. Grazie. Grazie, oh, cazzo. Mi dovete un favore. Vi aspetto domani pomeriggio alle 4. È giusto. Mi state chiedendo dove? Ci vuole il suo biglietto con l'indirizzo. Ma con la linea? Perché giustamente mi sta attaccato tutto il giorno. Dice, un momento che ti devi dare il biglietto, non te lo do. Ma certo che te lo do. È un cane preso. È allucinante. Non ne posso più. Io dovevo un mastino. Mi dovete credere che capivalle così. E non tutta voce. Tu mi devi spiegare perché hai chiamato Penelope. Non la so vista brutta. Ho visto il tunnel. Ti prenderei a schiaffi. Ti prenderei. Volevo fare un'ultima punizione. Non è servita a niente. Sei convinto? Vabbè, ci ho provato. Posso, come facciamo con quelli della 500? Ci manco io sti soldi. Sì, però ci ha chiesto di andare a casa. Sì, però noi non ci andiamo a casa. Levati che sto lavorando, su, vattene. Hai parlato, no, va bene la statua. Bambino, vattene per cortesia, vai via che sto lavorando. Se no che fai? Sei una statua, non mi puoi...
Ti buco sto cazzo di pallone che hai. E io dico alla mamma che mi hai fatto vedere il pisello. Senta, io non ho fatto vedere il pisello proprio a nessuno. A riguardo che oggi tenete l'appuntamento e non facite che non venite, sennò ti faccio fa capo e muro, stronzo. Ecco, io avrei capito solamente stronzo. Che fai, non mi capisci? Oggi abbiamo l'appuntamento, se non veniamo lei mi sbatte la testa contro il muro. Chi ci manca? Stronzo. Bravo. Mi raccomando, deve venire pure la ragazza. Ma chi, Penelope? Non strappare pure questo. L'appuntamento è per le 4 e considerate che sono le 3:10. Fambressa, Gariba. Ma io non sono Garibaldi. Non è un problema mio. Ci mette il telefono, perché non le rispondi? Dice che rimane in chiesa tutto il giorno e vuole che... I soldi? Strano, eh? Chiama solo per quello. Cioè, lei lavora in nero e io la devo mantenere, assurdo. Guarda che sta lavorando per il matrimonio di tua sorella, eh? No, perché mo si chiama lavorare, quello. Mm-hmm. Questa chi è? Fatti tu. E non fare il cretino, fammi vedere, no? Wow. Si chiama Chanel. È di Nizza. Ci stiamo scrivendo da un paio di settimane. Viene lunedì. Eri disperato. Non troverò mai nessuno come Margherita. La mia vita è finita. Tu mi porto male, vai, vai. Comunque è tutta rifatta. È bellissima. Vai a lavorare, vai, se no lo dico al dottor Ramondetti. Vitiello. Dottor Ramondetti. C'è di là un tizio vestito da statua che ti cerca. Da statua? Scusate, scusate, è una roba promozionale. Apri un conto da noi e ti facciamo un monumento. È un'iniziativa nostra. Va bene. Che c'è? Dobbiamo andare a casa di quello della 500. Perché? Ha detto la guardia del corpo. Alle 4 dobbiamo stare là. Ma come faccio? Sto lavorando. Anch'io stavo lavorando. Ti ha detto cosa? No, non me l'ha detto. E che cosa? Come l'ha detto? C'avevo una pistola. In che senso una pistola? Andrea, nel senso di una pistola che spara, una pistola. Zitto. Non ho capito, vedete? Dici che cazzo ci sono queste cose, calma! Vuole che venga anche Penelope? È impossibile, Penelope si sposa domani, gliel'hai detto? Sì, gliel'ho detto. E lui? Ha chiesto la lista di nozze, vuole fare un regalo. Vabbè, è carino però, dai. Cosa cazzo vuoi che gliene freghi a uno che c'ha la pistola del matrimonio di tua sorella? Scusami, sono sotto shock. Vai. Aiutami a dire come ti sta bene. Non sa che emozione poter indossare il suo abito. Grazie ancora, Teresa. Mi sento più una mamma che una suocera, lo sai. Anche considerando che la tua famiglia non c'è più, poverina. Comunque un fratello c'è e quello basta e avanza. Norberto mi ha detto della separazione. Scusate. Eccolo, parli del diavolo. Andrea, non posso parlare, ti richiamo dopo. Aspetta, è una cosa importante, Penelope. Ti ricordi il tizio dell'incidente, sì? Sì, e allora? Oggi uno è andato da Marco. Alta, hai pronunciato la parolina magica e la nostra conversazione finisce qui. Tutto bene, cara? Benissimo. Che ha detto? Ha riattaccato. E richiamala! Grazie ancora, Teresa. Enzo, ti incarta l'abito così lo porti via tu. Mi raccomando, ci tengo molto. E in buone mani. Ti accompagno. Grazie mille. Non sono stata chiara. Aspetta. È importante, ti dico, aspetta. Sì, vuoi che andiamo da lui oggi alle 4? Guarda che sia uno scherzetto come quello di ieri. Non sto scherzando, Penelope. Sono preoccupato. Stiamo venendo da te. Penelope. Ti concedo un'ora, ma alle mie condizioni. Io non capisco. Non capisco perché non andiate alla polizia. E a dire cosa? Ci vuole solo parlare. Andrea, per favore, puoi ricordare al tuo amico qual erano i fatti? Grazie. Andrea, puoi dire alla consulente finanziaria che stavo parlando con te e non con lei? E comunque per la cronaca non possiamo andare alla polizia, perché purtroppo la macchina è sprovvista di assicurazione. Chissà perché la cosa non mi meraviglia. Non ho i soldi, ok? E comunque lunedì mattina ho un provino, praticamente una è una formalità. È una formalità, allora? Oh, basta! Cioè siamo andati a casa di un mafioso che mette da litigare, ragazzi. Non è un mafioso, ha fatto una ricerca su Google. Ok. È uno che traffica con le statue, mercato nero, roba del genere. Santo praticamente. È sempre uscito pulito, ok? Quindi perciò sei venuto vestito da statua? Ma così vende pure a te? Cos'era una battuta questa? Non deve rivolgermi la parola. Allora parlo io. Ah.
Vai, dici. Entriamo, carini, educati, come vedete siamo venuti. Troviamo una soluzione. Arrivederci, grazie. Il signor Briganti sta arrivando, se volete favorire. Grazie. A me questo pare Caravaggio. Sì, vabbè, Caravaggio, dai. Non sbaglia, signorina? Penelope. E la Natività? Sembra vero. È vero, lo cercano da anni, ma non lo troveranno mai. Tutte le mattine, quando mi sveglio, la prima cosa che faccio, vengo qua e mi guardo questo quadro. E sapete perché? È una domanda retorica. Infatti. Mi piace pensare che un tempo in Italia c'è stata gente come questa, come Garibaldi, Giuseppe Verdi, Roberto Baggio. E invece adesso guardatevi intorno, case brutte, gente vestita male, idioti che imbarattano muri del 300 con la loro vernice. Non siete mica dei writers. No, no, non siamo dei writers. Senta, signor Briganti, noi sono Carlito, per gli amici. Ma come cazzo stai vestito? No, Carlito, è che io... Carlito, per gli amici, ho detto. Non mi sta sempre attaccato, fammi respirare, mezzo metro più là. Ma cosa vuoi che faccia? Non ti preoccupare. E ha detto Carlito. E lo rimproverate, fatti. Allora, ma perché state in piedi? Ma come faccio? Prego, prego. Prego. Allora. Quest'uomo doveva essere portato a Torre del Greco. Le persone che si erano prese l'impegno di farlo all'ultimo momento si sono tirate indietro. Scusi, io però non ho ancora capito perché ci ha chiamato qui. Ve lo sto spiegando. Voi adesso prenderete quest'uomo, lo metterete con cautela nel vostro cesso di macchina e lo porterete dal punto A, Torino, Villa Garrido, al punto B, Pescheria, Esposito, Torre del Greco. Partirete subito e non vi fermerete mai. Lì c'è una persona che vi aspetta entro mezzanotte. A Torre del Greco? Ma l'ho detto più volte. Villa Garrido, Torre del Greco. Hai sbattuto la testa a terra, la piccola. Così, così, qua dietro. Ma che cosa c'è dentro? È un uovo, c'è stata la sorpresa. Ovviamente affinché la sorpresa rimanga tale è necessario che l'uovo resti integro. Se si scalza l'uovo, vive scalzare la capa. Mi sembra un compito semplice, ci riuscirebbe pure mio nonno. Perché ha chiamato noi? Mi sembra ovvio. Mi dovete un favore. Io domani mi sposo. Congratulazioni. A meno che non si sposo con uno di questi due. Lei mi sembra la più sveglia del gruppo. La cerimonia è alle 10. E arriverà con un po' di ritardo. La sposa arriva sempre in ritardo. Vogliamo rovinare la tradizione. Un bel brindisi, forza. Lo sapevate? Lo sapevate che gli stiamo facendo il culo ai francesi al loro cazzo di champagne con il nostro prosecco? Cin cin. No, cofuvia. Pescheria Esposito. E perché quando ero bambino mia mamma ci andava a comprare i purpurati alla brace. Te faccia vivere un prore, le purpurace, chi ne vedi? Ma come dice questo? Ma stai attento, non lo voglio neanche sapere che cosa c'è, mettilo lì. Calma, stai tranquillo, dai. Alla fine ci è andata bene, no? Poi ci facciamo un bel viaggetto tutti quanti insieme, come ai vecchi tempi. No, voi fate un viaggetto insieme come ai vecchi tempi, a me mi riportate a casa. Dai, Penelope, hai sentito che vuole che ci sia pure tu? A me non mi pare il caso di contraddirla, quindi. Ma questi sono problemi vostri. Lo volete capire o no che io tra meno di 18 ore mi sposo? Margherita, l'hai sentita per ricevere? Ci sono, okay? Tutto a posto, mi sta mettendo in chiesa. Oddio, devo lasciare i soldi a Margherita, me lo sono dimenticato. Passiamo in chiesa, dai, due minuti. Andrea, due minuti. Faccio subito, non ti preoccupare. Voi intanto approfittatene per fare... Muoviti! Vai! Vado. Vieni, sanguisuga. Ti piacciono? Sì.
Bellini. Dici che piaceranno anche a tua sorella? Bah, chi può dirlo? Che mi hai risposto oggi? Che forse c'è una vita mia? Faccio cose, vedo gente, altre donne. Non è che posso stare a casa a pensare a te. Beh, finalmente vuol dire che ti dai da fare. Sì, c'è esperienza, mi guardo intorno. Piaciucchio. Tu invece cosa? Stefano? Stefano? Bene, benissimo. Che se sai come avere un fidanzato di 20 anni è un impegno mentale, fisico. Fisico soprattutto. Ah sì? Guarda, faccio vedere una foto. Va bene. Fa palestra. Canta. Vedere troppo movimento fa male. Vediamo domani. Ciao. In effetti, pensandoci bene, è una speciale. Cioè. Ah sì? Sì. Chanel. Chanel. Una L. Ah. Zitto, stai zitto. Non ho detto niente. No, ma stavi per farlo. Ma tu non ti volevi sposare in riva al mare? Da ragazzi si dicono un sacco di stronzate. E infatti ti sposi a Notre Dame. Non fare questi giochetti con me, non ci casco più. Tu per me non esisti da molto, molto tempo, Marco. Anzi, ora che ti vedo non sei mai esistito. Brava, scappa, scappa, solo in questo non sei cambiata. E fai attenzione ai santi e prima. Le persone cambiano, Marco, si evolvono. Solo gli scemi non cambiano mai. Vai da lui. Era quello che volevi, non un marito. Tu mi hai dato andare via, tu. Io volevo solo qualche certezza in più, non me l'hai mai data. Qualche certezza e qualche zero in più sul contenuto. No, provare a capire se potevamo costruire qualcosa insieme. Ti sposi uno che fa i palazzi, qualcosa lo costruisci di sicuro. Ma che cazzo? Ma che cazzo lo dico io? Hanno rubato l'uomo. Tu ti sei sponso. Sì, Carlita, lei? No, sei Mago Silva, senti che sono io. Allora, siete partiti? Siamo in autostrada. Ma che ho chiamato? Decisi di viaggiare informati. Un limitato tra galleria! Che succede? Ma che sei io? Sono merda! No, è che... c'è la volete spazio che sto correndo acceso. È tutto a posto? Stai facendo preoccupare? La richiamo, Carlito! Stiamo nella merda. Grazie. Zucchero sta qua. Tutto ok con i fiori? Sì, sì, tutto ok. Ma c'è tutto sto casino proprio adesso che arriva Chanel. Chi? Chanel. È la donna che mi ha ridato la vita. Viene qua lunedì, te la faccio conoscere. Allora forse non avete capito. Noi non arriviamo a lunedì, ci ammazzano prima. Però che ansia. Vado a fare la doccia. Se mi fanno l'autopsia voglio essere in ordine. Ma se diciamo a Carlito che abbiamo perso l'uovo? Non l'abbiamo perso. Te lo sei fatto rubare. E comunque io con te non ci parlo. Al cesso. È più di mezz'ora che state fermi in quella strada. Che è successo? E lei come fa a saperlo? Sono a farci vero, non ti preoccupare. Io vi avevo ordinato di correre a Torre del Greco. Non ti dovevi fermare nemmeno per pisciare. Che è successo? Che, come le avevo detto prima, soffro di colite spastica. Ma adesso è tutto a posto, stiamo per ripartire. Ma tu ce l'hai presente alla fine che fa la
un altro schizzo del genere e ti scamazza con mancia. Pronto? Sono capitata in un brutto momento. No, sceriffo, bello è. In effetti non è un buon momento, siamo tutti sotto stress. Lo so, Penelope. Domani per te è un giorno molto importante. Ma io sono andata anticipatamente proprio per accompagnare a lei al tuo matrimonio. Chanel, allora c'è stato un equivoco. Veramente, non ci siamo capite, perché tu mi hai fatto... Sì, lo so, io dovevo partire lunedì. Se vuoi, ho voluto fare una sorpresa a te e a Penelope. E l'hai fatta la sorpresa, Chanel. L'hai fatta, soprattutto a me. Capisco che cosa ti riferisci. Hai il foto su Facebook? Io non so, sono un po' diversa, ma... No, Chanel, tu sei completamente diversa. E no, sono dato una sfumisciatina ai capelli. Sono uguale. Vabbè, perché non ce la portiamo subito in stazione, dai? Così vado anch'io. Poi spostano un uovo e chi glielo dice a Carlito? Tanti via, perché hai un altro. No, vabbè, però non ce la faccio, parlaci tu, dai. Chanel, è pericoloso stare con noi. E Doc! E Doc, te ne devi andare, Doc, che cazzo! Vabbè, calma, però, Scusa, scusami. Quella è via Zanardi, ma non c'è niente a parte il giro. Eccola giù. Dobbiamo cercare nelle roulotte. Ma quali roulotte? Quelli ci conoscono, non possiamo entrare. Ha ragione. Ci vorrebbe qualcuno che non dia nell'occhio. Chi? Chanel. Chanel, ma che fai? Ma te dici, vado io. Brava, vai. Ma brava chi? Dai. Ma perché ti intrometti? Lasciala andare. Ma tu ne vai da sola. Bravo, ci hai ripensato, dai. Ciao. Sì. Che c'è? Che è successo? Ma cosa devo fare? Devi cercare un grande uovo di Pasqua giallo. Ma siamo in estate, un uovo di Pasqua non c'è. Ma che te ne frega a te, vai. Vieni, sono la petite question. La petite question. Sei perfido, perfido. Pronto? Amore. Bene. Cosa sta combinando la mia pantofolina? Dove sta? Sono ancora una donna libera, no? Tu che fai? Vai all'addio al celibato con i tuoi amici? Sì, purtroppo hanno insistito tanto, ho dovuto accettare. Però c'è una sorpresina per te. Non vedo l'ora. Cioè? Cioè, domani vedi. Domani ci potevi essere tu al posto di Norberto. Scemo. Comunque Norberto è un nome del cazzo. Piace a me, eh? Il disegnone. Ma sei cretino. Guarda, neanche se fosse l'ultima donna al mondo. Non lo apri l'uovo? Non c'è bisogno. È Carlito l'esperto di uova. E senza questo... Carlito non lo troverà mai più. Sta andando sempre fermo, stesso posto, ma come va? Non ci stanno più. Non ci stanno più. No, dico, sono spariti. No, dico, sono spariti. Dobbiamo trovarla, piglia la macchina, non stare qui parato, piglia la 500 a piano. Se no, piglia la russa, ha più paura. Tenetelo voi, la consegna è domani mattina in hotel. Oh, excusez-moi, monsieur. Sa, io avevo un amico che era affascinato dal mondo del circo e allora mi ha trasmesso la sua passione. Che bel uovo. E tu? Mi nome è Blanco. E je suis Chanel. Chanel? Ma non rimanga lì, Chanel. Entri dentro, sia come. Sì. Ma dove è finita, Chanel? Te l'avevo detto che non ci deve andare, però. Andrà, però basta, sempre negativo, sempre triste, sempre sfigato. Dai, un po'. La sentite anche voi? Ho uno strano presentimento. Attenzione, sta per iniziare uno spettacolo che tutti i circhi d'Europa ci video.
I deboli di cuore sono pregati da lottarsi. Le signore sono deboli, ma le padri non lo sanno. Signore e signori, direttamente da Siviglia, il maestro dei coltelli infallibili è il signor Blanco! Un grande applauso! Ma queste sono le due che ci hanno fottuto l'uomo. Ma dai, nessuno è andato a morire. L'uovo l'hai visto? Sì. Tengo la borsa. Andiamo, porta su. Forza, accelera, non li dobbiamo perdere. Ma voi, prima la macchina, fammi guidarmi. No, 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 faccio meglio di no. Ma che macchina? Perché non mi fate mai guidare? Se quelli della pescheria avvertono Carlito siamo fottuti. No. Li dobbiamo chiamare, sì. Li chiamiamo e gli diciamo che siamo in ritardo. Come si chiamava? Pescheria... Esposito, bravo. Cerca su Google. Google. Ancora. L'ho trovata, chiamo? Sì. Un telefono, rispondi. Pronto, qui Pescheria Esposito, chi parla? Potrei parlare con il signor Esposito. No, non è per te. E chi? E che ne sa, ci tiene la voce da ricchio. Ma fa ricchione, chi ne sa che mi scassa l'ambrello della telecom, che fanno che sei tutta la giornata. Ci hanno scucciato, mi domanda che hai sempre volta fuori. Noi teniamo fast web, vinci. Noi teniamo fast web. Dice che c'hanno fast web. Ma che fast web passa qua? Pronto? Salve, sì, siamo quelli della consegna della merce. Ma qua la merce, un furto. Sì, esatto, sì. Quelli della consegna del polipo. Oh, Pulp! Sì, siamo in ritardo, però siamo in strada, arriviamo. No, sono figlio Pulp. Stanno in ritardo, ma comunque arrivano. Oh, Pulp, non ci ha piazzati. Rimane venuto tutto il sole in acqua là. Mi chiede che non facessero quel salino, se mi manda a fanculo. Nonno dice che se non arrivi, manda a fanculo. Va bene, allora tu devi dire a tuo nonno che domani mattina, oh, Pulp, sta in pescheria, sicuro? Va bene, ciao. Era tanto difficile. Thank you.
Chi vuole essere lieto sia del domani non c'è certezza con musicalità. Quando pronuncio queste frasi mi sembra di rifare l'Unità d'Italia. Non capita anche a voi? Qualche volta, a tratti. Che siete tre teste di cazzo, mi perdoni signorina, io l'avevo capito sin dall'inizio. È per colpa di gente come voi che questo paese rischia di andare a puttane. Ora, uno di voi mi spieghi, nell'ordine, perché non rispondete a quel cazzo di cellulare? Che fine ha fatto il mio uovo? E questa chi è? Dunque, senta, abbiamo avuto un piccolissimo... Lascia che sia io a decidere la gravità del problema. Vai, spedito, vai. Ecco, ci hanno rubato l'uovo. Ah, e questo è grosso. Questo è un grosso problema. Chi è stato? Due ragazze che lavorano in un circo, adesso sono andate di là. Sì, però non si preoccupi, signor Carlito, perché già abbiamo avvisato la pescheria Esposito, tutto a posto. La pescheria? Esposito. È la prima volta che abbiamo a che fare con dei malviventi, e scusi, A parte lei, signor. Capivo che sono premurosa, allora, hanno avvisato la pescheria, bravo. Perché noi sembriamo scapestrati, però quando dobbiamo fare una cosa, tac. La terza domanda, chi è costei? Io sono Chanel, la fidanzata di Andrea. La che? La fidanzata, la fiancée di Andrea. Sì. La vecchia? No, ma io non vedo nessuna vecchia qua. Ah, è pure scelta. La vecchia francese. O singola spagnola, di ocessa svedese. A me questa Europa comincia a starmi veramente sulle palle. Palazzo? No, no, di più. Piglia l'attrezzatura. Gli svedesi, no, gli svedesi ci stanno riempendo l'Italia con quei cazzo di mobili. Dici, ma quello costa 9 e li puoi pagare pure di più. Dopo che ti sei fatto 6 chilometri su uno svincolo autostradale, entri in quei cubi di cemento armato e ci passi tutta la domenica e ti mangi pure i pulpetti svedesi. Poi vai agli scaffali, prendi i pezzi uno alla volta, fai la fila per pagare e li carichi in macchina, li porti a casa. In un mese interpreti le istruzioni. Quando l'hai montato, ti mancano 3 viti. Lo smonti e lo rimonti la seconda volta. Le 3 viti non ti mancano, ma stavolta ti avanzano. Lo rimonti definitivamente per la terza volta, ti accorgi che invece di un liet è andata a libreria. La vada, va. Ma che cazzo sta facendo? Ha da sfumare. Ma dove l'ha presa tutta questa attrezzatura? L'ha sequestrata dei writer. Come mai? Che stai facendo? Un'intervista? Ah, non sei meglio. Ho sfogato. Che fate l'impalate, non mi guardate con questi sguardi fissi, correte a recuperare l'uovo e sperate che non l'abbiano ancora aperto, sennò va rapagata. Io voglio uscire da questa follia. Domani mi sposo e voglio andare al mio matrimonio, ok? Arrivederci. No, no, signorina, no, lei resta con me. Che significa questo? Voglio che uno di voi resti con me, così non fate più cazzate. Vorrei che se le torce su un capo. Lascia stare, per favore. Me la cago benissimo da sola, grazie. Signor Carlito, può venire pure Chanel con voi? E che faccio, abbandonando me? Forza, andate a recuperare l'uovo prima che mi metta a giocare a golf con voi. E tenete presente, comunque sono buttate il pallino. Che senso? Ah, capito, va. Vieni, Chanel, questa non te la frase. Grazie, scusa. Mi segua? Donne e bambine, vieni. Dove cazzo lo ritroviamo l'uovo? Niente panico. Allora, tu vai di qua e io vado di là. Vai. Sincronizziamo gli orologi. Senti, la macchina sta giù, aspettiamo le sotto. Quindi non sincronizzo. James Bond, sincronizzo. Ma poi non mi sono mai trovato in una situazione così. Nei film sincronizza. Io vi avevo chiesto solo di portarlo lontano, tutto qui. Era così complicato. Ma da voto. Io avevo appena pulito per terra, guarda qua! Cinema, io chi e non li acchiappo. Mi devono capitare tra le mani. Ma questo posto è suo? Sì, è una delle mie attività. Soldi ben investiti. Bene riciclati, direi. Che faccio, dottor? Preparo la strumentazione? Sì, sì, prepariamoci. Sarà una notte molto lunga, meglio cautelarsi. Era dell'uomo di dinosauro rubato ieri al Museo Civico Archeologico di Alba. Come ricorderete, il furto è avvenuto nella notte di mercoledì e i custodi hanno dato l'allarme solo la mattina dopo. I ladri sono rimasti all'interno del museo dopo la chiusura e hanno approfittato della notte per agire in disturbo. Accedere! Se c'è il ha un valore inestimabile. Ma veramente la fidanzata del tuo amico? Sarebbe mio fratello. Siamo un paese senza futuro.
casino. Vabbè, forza, dimmi quello che devi dire, forza. Tanto lo so che cosa pensi, dimmi. Tu davvero ti eri innamorato di Chanel? Sì. Così, senza vederla, su Facebook? Mi faceva stare bene. Trovava sempre le parole giuste, sono proprio una sfigata. Sì. No, devi dire no, devi dire. Non sei sfigato, no. Mia moglie si mette con un ventenne e io mi innamoro di mia nonna. Vabbè, magari alla fine funziona. Marco, ma che cazzo stai dicendo, forza? Avete tutta la vita davanti. Ma la fangulo. Allora, sai che fai? La sfrutti e ti pigli la compagna. Non passare. Non ho capito. Non passare, ragazzi, metti in moto, forza. E traci. Ti prego. E traci, impazzito. Eccole, l'abbiamo ribeccate, ste stronze. Per fotto questa frusta, colpisce, ubbidisce, se no dove ci passa, è già finita, bravo, perfetto. Ah, tiriamo su col piede, stai parendo, taglio io, va, dallo. Lo devo fare io. Non lo sai, sei pronto? Sì. Vai, al mio via, uno, due, via. Era meglio gli spaghetti. Ma che dove hai fatto tu io? La carbonara la faccio io, i pacchi vanno benissimo, ma mi c'era la carbonara, tu, che capisci, sbatto loro, forza, dammi qua, devi essere, guarda, il movimento deve essere fluido, si deve amalgamare tutto, l'uovo col pecorino, il parmigiano, guarda, una crema, lo capisci? Io ci metto anche il bianco. E sbagli, in Italia si mette solo il rosso. E anche un po' di panna. No, ha detto pane. Panna. Che lo ripeto pure. Vabbè, ma stava scherzando. Ma tu vedi che io mi blocco, mi sono fatta bianca bianca. La parola panna mi fa mio freddo uole, capito? Tu metti la panna in dai carbonara, tu sei una delinquente, tu e tutti i francesi che hanno vantato la panna. Ma perché sei la mia bel cugina? Ma cos'è la mia bel cucina? Cos'è? È un'invenzione? No, è solo una copia della cucina italiana. Noi inventiamo e voi copiate. Noi inventiamo il Giro d'Italia, voi facito Tour de France. Noi inventiamo il Festival di Venezia, voi facito il Festival di Cannes. A Corsica, vedi tu, a Corsica è la nostra. Ve la siete comprata per 2 lire. I francesi. A Gioconda, guarda, a Gioconda, e chi è? E non siamo Gioconda, si chiama Gioconda. Ma la devo rubare, prima me morì, ma la c'è rubata. Ma pavo, tinto sesso, che ha schifo, a Gioconda, su che la faccia appeso, per parla monaca, la butto, ma me la rubo. Guarda la pasta, ti gira. Beh, io mi vado a dare una rinfrescatina. Brava, il bagno è in fondo a destra, ma la francese sta pure obbite. L'unica cosa che avevano copiato, obbite, non l'hanno copiato. Dai, su, devi essere forte! Non mi rompere i coglioni, mi viene da vomitare, quindi una merda! Scusa. Però se mi vomiti in macchina mi incazzo! Pizza un punto fuori. Ma quale punto? Tutto scuro, immagino. Sono rimasta qua.
Vorrei tanto papà domani. Io sono sicura che sarebbe felice di vedermi sposata a una persona seria, equilibrata, sì, e che mi ama soprattutto, con la quale io sono sicura che sarò felice. Ma fratello Marco, c'è stato un grande amore? Marco, quell'imbecille vestito da sato, è stato con te? Sì. Lui e Andrea sono amici da sempre. All'inizio dicevamo, non potremmo mai stare insieme, non riusciremo a baciarci, ci verrebbe da ridere. E invece poi ti ha fregata. Siamo stati insieme 5 anni. Visto che risposi, almeno ce l'hai i soldi. Oh, Carletto, lasciano, i soldi non danno la felicità. Invece la povertà sì. Perché non deve essere da... tutto su spazio da... un buon a me. Nome? Dotta. Prego. Grazie. Salve. Salve. Nome? Io sono un attore. Gli uomini entrano solo se stanno in lista, ci sei? Di solito per entrare in questi posti li pagano. C'è il privé, lo champagne, frutta. Questa è una festa in maschera, però quella da coglione non vale, per cui aria che c'è gente che deve entrare. Cioè, ma scusate, veramente non l'avete riconosciuta? No. No? No, e chi sarebbe? Eddie Murphy. Andrea, Eddie Murphy è nero. Ma da quando? Carlito, posso farle io una domanda? Puoi darmi del tu. Hai figli, una famiglia? E altro che, mi sono sposato 4 volte. Tengo pure una figlia. Si chiama Sue Ellen. Vive in America con sua mamma. Non la vedo da 6-7 anni, cioè 23 anni. Tengo una figlia che si chiama Sue Ellen e non la vedo da 7 anni. Che fai, piangi? Capita raramente, però capita che non è sempre facile essere me. Però dopo passa. Carletto, piange che ti fa bene, piange. Non mi dare tu, solo Penelope lo può fare. Comunque, tutto si risolve, tutto si risolve. Dai tu, pensi che sei sposato l'anno scorso, non mi ha nemmeno invitato al matrimonio. No. L'ho scoperto per caso, un mese fa. Ma comunque scusami, ma che cosa ti aspettavi da una che si chiama Sue Ellen, dai? Sarà una stronza, stronza e anche alcolizzata. No, no, non mi giustifica, che è colpa mia. Sono stato un pessimo padre, questa è la verità. Dammi trovare forza. Come faccio? Andrea, stanno tutti vestiti da sposa. Non mi è venuta un'idea. Ti fate dove? Ah, per la mezza chiave che è del tuo ex. Pronto, Carlito? Pronto? Allora, tutto a posto? Ah, postissimo. L'uovo? È qui, è qui. L'ha aperto? No. Senta, ci servirebbe per la roba. Alle 3 si presenta. Prego, signor. Grazie. Il signor Briganti dice che non vi vuole più sentire fin quando non arrivate a Torre del Greco. È chiaro? Grazie. Comunque tua sorella è sempre uguale, eh? Carattere. Chanel è sempre stata così, Penelope. Scusate. Penelope! Penelope! Pensa a quando racconteremo tutto questo ai nostri nipotini. Che c'è? Senti, ci ho ripensato, è troppo pericoloso, andiamo via. Cioè, adesso ti preoccupi, quando stavamo insieme te ne fregavi. Scusa se avevo le mie ambizioni. Certo, me le ricordo le tue ambizioni, voglio fare l'attore, ci sei riuscito? No. Ah. Ma non mi sembra che questo sia un tuo problema. No, infatti il problema resta che dobbiamo prendere questo cazzo di uovo perché io tra 7 ore mi sposo. E come lo vorresti prendere? Che fai, gli sculetti davanti? Sì. Come sì? Pensi che non sono capace? O sei gelosa? Ti prego, non adesso. Voi due qua non entrate, neanche se accompagnate dei genitori, per cui... Ma quali genitori? Io sono la sua fidanzata. Non è vero. Andrea! Norberto! Ma che sorpresa! Non ci posso credere. Questo è Norberto? Sì. Piacere, Chanel. Piacere. Io sono la sua... La mamma del mio fidanzato. Marco. Ma che cazzo? Sì. Sì. Finalmente hai scoperto il motivo della mia separazione. Mi piacciono gli uomini. Mica un problema per te. Grazie.
Hai capito, sì? Siete gay? Tutte e due. Bravissimi. Grazie. Cioè, sembrate normali. Bravo. Bravo. Che ci fate qua? No, è niente, volevamo fare quattro salti con mamma, però sti cattivoni non ci fanno entrare. Mannaggia. Allora, ragazzi, domani mi sposo. Festeggiamo il mio addio al celibato. Festeggiate anche voi con noi, eh? Grande! Dal corpo. Volevo dire proprio quello, però non mi dai la possibilità. Mi sentite? Io ti sento, faccio un pochino la musica. Oh, buonasera a tutti, sono Chi Chanel e devo dirvi che questa è una festa bellissima. Ora però devo darvi una notizia un pochino triste. Ci hanno appena avvisato che nel locale proprio qui c'è una bomba. Allora bisogna allontanarsi tutti subito. Andate via lentamente, lentamente, senza panico. Questo è tuo, questo è mio. E no! Domani mi sposo, la bomba non c'è! Stuprando? Tu stai zitto che stava per finire come la vacanza in Grecia. Quando ballavi al Bolino a Santorini? È andata a finire un po' diversamente, però. Vabbè, comunque il tuo matrimonio è salvo, Norberto non ti ha visto. Qui, revival, avete capito che ci abbiamo l'uovo, ci abbiamo l'uovo! Oh, e a proposito del nuovo, ragazzi, vi devo dire una cosa, cosa interessante. Aspetta, 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 Chanel, non è il momento. Marco, tieni, chiama Carlito e diglielo. Pronto, Suelen, sono papà. Non attaccare, ti prego, fammi parlare. Ma non la sentite questa musica? Riuscite a capire che io, tu, pure tu, siamo parte di tutto questo? C'è un filo, un'armonia che unisce tutti noi, le nostre piazze, la Vespa, il parmigiano. Ma che cazzo sei? Siete giovani,
lo capisco, vi dovete ribellare, ma allora Sandro, fatevi i capelli rossi, tatuatevi il corpo dalla testa ai piedi, fatevi il piercing alla lingua, ma quando imbrattate i muri con la vernice non siete dei rivoluzionari, no, siete soltanto delle grandissime, enormi, monumentali, patetiche teste di cazzo! Su Elena, papà, so io, mi manchi da morire, te l'avrei voluto dire mille volte, ma non mi date mai il tempo. No, no, non sono su Elena, Carlito, sono Marco. La disturbo? Sì. Ah, abbiamo preso l'uovo, sì, l'abbiamo ripreso. Che facciamo, lo portiamo a Torre del Greco? Non me ne frego un cazzo di quell'uovo. Non mi dovete chiamare più. Mai più. Che ha detto? Ha detto di non chiamarlo mai più. Cioè? No, no, per no, no, no. No, 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 ti prego, no. Si è fermata. No, ma non mi dire che non hai messo la benzina, dai. Ma che benzina, è morta. È morta sta macchina, no. Cioè, fammi capire, Carlito è impazzito. La Volvo è morta, dimmi tu che altro deve succedere. Sta arrivando il volo dei coltelli. Impossibile, quello passa la mattina presto. Ma chi? La routine. Tuo fratello è un cretino. No, 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 non mi pianto. Siete proprio tutti, eh? Io non so che cazzo siete, però siete di un mare di guai. Tu, dammi l'uovo. Non intendo. Dammi l'uovo! Ah, l'uovo! Ah. Tu vieni con me. Entra. Dove la stai portando? Hotel Golden Palace. Vieni a prenderla se tienes cojones. Vamos, venga. Facesto di Martino. Guarda, le ho detto che con quella mano. Mr. Swan sostiene che questo è il posto bizzarro per consegna. È il posto bizzarro, ma è sicuro. L'uovo è molto prezioso. Ma il coppia in casa, no, vi mando le che cose e la cosa è... Mr. Swan si chiede come faremo a portare fuori uovo senza dare nell'occhio. Ci ho pensato io, ho mimetizzato l'uovo. Ma lei è una curiosità, come mai a lui non traduci quello che dico io? Mr. Swan capisce benissimo italiano. E allora perché non parla direttamente con me? Che casino. Siamo fottuti, siamo fottuti. Calma, calma. Cerchiamo una soluzione, che facciamo? Ma che ne so? Mi dai il tuo cellulare, per favore, che devo chiamare Carlito. Sì, vabbè. Carlito non ci aiuterà, Chanel, ce l'ha detto. Vuoi salvare Penelope, sì o no? Allora dammi questo cazzo di cellulare. Prego. Ecco l'uovo. Che domanda è? Mr. Swan non vede nessun uovo. Addosso a lui. Mi prende per il culo? Mr. Swan chiede se lo state prendendo per il culo. Ho capito benissimo, ma non è mia intenzione, non mi permetterei mai. Adesso chiariamo l'equivoco. Scusate un momento. Madonna mia, cazzo, Veronica, ti ho detto di non chiamare. Eh? L'uovo, lo vuoi in camicia o alla cocca? Allora vieni subito, vieni da solo. Vieni, vieni. Dammi la chiave della macchina. No, no, dottore, è pericoloso. Ah, ma sì, cazzi, chiave la macchina. Adesso risolviamo tutto. È un piccolo equivoco. Allora, offri qualcosa da mangiare, signori, che io torno subito e chiariamo questo equivoco. Sì. Arrivo subito, eh. Vado un piatto di riso? Dai, forza, dai. Pure dove andiamo? Hotel Golden Palace.
Io e Chanel dobbiamo parlare. Voi due cercate di scoprire dove hanno portato Penelope. Forza! Sì. Va, va, forza! Dai, andiamo. Salve. Buongiorno. Sì? Allora, dunque, ha per caso visto una ragazza vestita da sposa entrare qui con dei tipi un po' bizzarri? Non capisco, avete una stanza qui da noi? Calma. No, non abbiamo una stanza qui. Dunque, sua sorella... Sì, Penelope. Vestita da sposa, è entrata qui. Mi sa dire dove sta? Mi dispiace, non è possibile, scusate. Calma, allora, calma. Io adesso le potrei far lasciare un film. Tiro fuori 100 euro, li metto sul bancone e le faccio l'occhiolino. Però sono le 8 di mattina, abbiamo avuto una serata molto, molto faticosa. Andrea, ti prego, diglielo pure tu. Guardi lui, però. Dunque, lei adesso, molto gentilmente, mi dice il numero della stanza, grazie. Grazie. 100 euro vanno bene. Qui ci stanno 5 euro. 1 euro, 2, 10, 2, 4, 6, 8, un bottone. Vincente. Suite 636, l'ascensore di là. La situazione. Chanel, dov'è? La tua ragazza sta facendo la guardia alla macchina. Non è la mia ragazza. Tu lo sai che il prossimo passo è la necrofilia, vero? Mi scusi, il piano qual è? Entriamo, prendiamo Penelope e ce ne andiamo. Questo è il piano? Ho capito, ma non c'è un piano B. Certo che c'è un piano B. C'è sempre un piano B. Speriamo di non averne bisogno, però. Ah, le veline. Ragazzi, non mi siete mai presa a botto? Forza la ragazza, mi amo. Carleto. Ma lei non c'ha una pistola? No, per carità, è un oggetto freddo, ma fa ribrezzo, no? Stanno guaiata. Non ti eri raccomandato sulla puntualità. La gente come legge. Mamma, lo sai com'è fatta Penelope? Non è come te. Purtroppo. Ero curioso di conoscerti. Bella l'idea dell'uovo di Pasqua. Te lo puoi tenere l'uovo? Sono qui per lei. Ma che cos'è tutta questa generosità? Tu di solito tieni molto alle cose belle. Hai detto bene, cose belle. Quella è uscita dal culo di un animale. Ti danno un sacco di soldi per quell'uovo. E a te non fanno schifo i soldi. Adesso altri desideri. Zingaro. Sei troppo vecchio per avere desideri. Senta, mi scusi se la disturbo, Perché non la lascio andare? Questo casino è tutta colpa mia. Comunque ho capito perfettamente chi sono questi tre, Carlito. Sono tre idioti che sono capitati in una storia più grande di loro. Ti rendi conto di che cazzo di casino hai messo? Sì. Con chi sta parlando? Ma che andasacci che fa giù centralinista. Suite 636. Stanno salendo. Gemma, vai giù. Andate ad accogliere i nostri ospiti. Tu dai su un occhio che non si muovano, eh? Non se vanno a scappare. Io torno subito. Chanel, stavo giusto chiedendo dove tu fossi. Sì. Rascode, Rasnik, che cosa è questa festa? Chanel, si accomodi con i suoi amici. Finisco questo affare e sono subito da te. Chanel, hanno messo pure te. Oh, non potevo lasciarti solo, mon amour. Grande per lei. Monsieur, mi può dare un bicchiere d'acqua? Devo prendere una pillola. Bueno. Monsieur, vuole avere la gentilezza di liberare i miei amici? Sei una persona che sa dove si trova l'uovo vero.
Sono scappati. Dobbiamo prenderli. I comuni a Zigazà. Ero stato chiaro. Voglio l'uomo a Zigazà. Io non prendo ordini da nessuno. Questo non è più un problema mio. Adesso tu mi dai l'uovo, io me ne vado, arrivederci, grazie. Oh, Carlito è così gentile che adesso ci accompagna tutti lui. No, sarebbe bellissimo, però Carlito c'ha l'acceleratore facile. Per favore. Io non ce la faccio più. Io... tu non vengo. Non vengo. Ehi, ti lascio da solo. Se non spinge, non è un dramma. Non vengo. Ehi, questo si scassa. Sì, dottore, è tutto sotto controllo. 5 minuti arrivo. Assaggiate. Sfogliatella. No, sfogliatella. La iella è un'altra cosa. E l'uovo? E l'uovo arriva subito. Lo vado a prendere. Voi intanto mangiate le sfogliatelle. Io ho ordinato babà, pizza rustica, casatiello. Voi mangiate, io vado, piglio l'uovo e torno. Sfogliatella. Sfogliatella. Capirà. Oui, abbiamo fatto tutto questo casino per arrivare qua, adesso ti vuoi tirare indietro. Che cosa ti preoccupa, lo sposo? Stai tranquillo, ci penso io. Chiamo un paio di persone e ci faccio parlare, va bene? No, no. Se davvero mi vuoi aiutare, pensavo ad un'altra cosa. Si chiudono i giochi. Se provi pure soltanto a guardare un'altra donna, io da fondo con le mani mie. È chiaro? Grande. Paolo. Grazie. Ma chi è? Poi ti spiego. Mi stai di mamma, cosa è successo? Stai per promettermi di amarmi nella buona e nella cattiva sorte. Diciamo che ho deciso di sfidarti subito con la cattiva. Grande. Hai una P sul collo, te ne sei colpa. Sì, la P di Penelope. Sarebbe la sorpresa. Molto bene. Potete sedervi. Oggi siamo qui per celebrare il matrimonio tra Penelope e Norberto. Un momento. Scusi, sono io. Che c'è? È adesso, no? Che bisogna dire o tutto oppure tacere per sempre. No, è più avanti. Ah, è più avanti? Sì. Scusi. Scusatemi, scusa. Dicevamo. Vabbè, però voglio dire, visto che ci siamo fermati, dico quello che devo dire e poi la lascio lavorare. Poi mi lascia lavorare, sì. Penelope. Io non ho mai smesso di pensarti. Non sono ricco, non lo sarò mai, ma ti amo da impazzire. Bene, finita la commedia. Andiamo avanti, padre, grazie. Grazie. Siamo qui riuniti per celebrare il matrimonio tra Penelope e no. E Norberto. E cosa c'è ancora? Lo so, non si fa, non si fa. Però ho ancora una cosina. Una piccolissima, un'ultima. Sì, la dico, poi mi siedo con la mia amica. Mi puoi dire che lo ami? Ma io non devo dirti proprio niente. Ma che ti costa? Un secondo, dimmelo. Il tempo è prezioso, Marco, ed è anche una risorsa limitata. Ma che stai facendo, una consulenza finanziaria? Il tempo va amministrato, invece. E bisogna rendersi conto quali sono le cose importanti e quelle che non lo sono. Tu eri importante per me. Anche tu per me, tantissimo. Da morire. Ecco, appunto, io tra mezz'ora avrei un funerale per quei signorina, se vuole che ci dia sì. Così, no? Ecco, appunto. Tu vuoi passare il resto della tua vita con lui?
Sì, perché lui mi ama. Ho capito che lui ti ama. Ma tu, a cosa qui? Norberto. Norberto, lo ami? Amore, diglielo e così la smette. Non ti ci mettere pure tu, questi non sono affari tuoi. No, però... E tu? Tu sei uno stronzo. No. Scusi. Prima mi rovini la vita, poi mi rovini anche il matrimonio. Io lo so che me ne pentirò. Facciamo in fretta, tra poco dovrà celebrare un battesimo. Sì, facciamo in fretta. Voglio forza, in fretta, avete sentito? Andare! In giornata che dopo c'è il funerale, vai, vai. Il funerale. Dove gli adonore, così scusi mi è punta. Quindi? Vado anche io. A meno che tu non voglia restare, ma ti conviene, non è? La P. Ah, la P dice, vabbè, ma troverai una Paola, una Patrizia, un Pasquale. Grande. Vai. Cominciato a scriverci, io non sono stata del tutto sincera con te. Ecco, io non sono tutta francese. Ah, non si manca francese? Mia nonna è di Campobasso. Vabbè, era di Campobasso. No. Vabbè, ma un problema è che ti ho 80 anni. Per te qualche anno fa la differenza? No, qualche anno no. Però sono tanti anni. Tanto avevo detto di preparare la macchina, hai esagerato, tutto quei tubi, ma parla poco niente. Sei barocco, allora. Andrea, eccomi. No, aspetta, non possiamo partire. E perché? Perché domani hai il provino. Domani non ci sarà nessun provino. No, tu lo fai, sennò dopo mi stai col muso tutto il tempo, lo fai. Guarda che l'hai detto tu, bisogna capire quali sono le cose importanti. Non ti hanno preso? No. Devi imparare ad essere più asciutto, prendi esempio da tuo padre. Un uomo tutto un pezzo, non parlava male. Per forza, papà. Era muto. Bravo, proprio era muto. No, papà, era proprio muto. Ma dalla nascita. Muto. Non me l'ha mai detto. Per forza, no. È bellissima, Carlito. Hai visto quanto è bella? Ehi, ragazzi, è un prestito. Deve tornare indietro. Grazie, papà. Come mai chiamate? Papà, ti posso chiamare, papà? Parte, va. Se no cambio idea. No, Chanel? No, dice preferisci stare là. Dice che odia gli addì. Ma non è che è morto. Allora, ma oh mamma mia, che sono giù? Ma manca un uomo bene. È morto Chanel. E come faccio senza Chanel? Uovo! Chanel! Chanel! Mi ha subito, che è successo? Anna Cidere, 10 anni di vita mi hai fatta perdere. Chanel, l'uovo. Oh no, l'uovo, che fine ha fatto? Ah, tranquillo, Carlito. All'uovo ho pensato io. A quest'ora sarà già arrivata a destinazione. Quale destinazione?